Penso due o tre volte, io no però Davide, quindi non sono solo io però. Sì, capita ogni tanto di andare fuori dalle righe, però già ho capito di chi stai parlando e voglio già farlo entrare. Non è quello che pensi tu Davide. Mi sei tre volte. No, ti hai sbagliato. Quindi cerchiamo. Non è lui comunque Davide. Sono sicuro al 100% che stasera confermerà la nostra grande amicizia che c'è stata fino ad ora. Lo sai chi è? Lo vuoi sapere veramente? Vai! Mister Pegolizzi! Buonasera, Mister Pegolizzi! Ma che dici, Federico? Comunque, ecco, la battuta, abbiamo in collegamento per le volte, viste, diciamo, stavamo scherzando, visto che siamo... Sì, ciao Federico, ciao Davide. Ecco, siamo a 90 minuti dal termine di questa stagione, che dire, mister? Allora, guarda Federico, io fino alla fine ho sempre sperato di raggiungere la salvezza prima di questa partita, non ce l'abbiamo fatta e il destino ci ha portati a fare questa partita sabato. Andiamo ad incontrare con la massima concentrazione sapendo che è una lotteria, chi ha più forza nelle gambe, chi mentalmente è più forte porterà a casa il risultato. E 90 minuti non bastano, potrebbero anche non bastare perché poi ci sono i supplementari e poi casomai calci dei rigori. Mister, io ho tutti i ricordi se andiamo i rigori, però comunque speriamo di no. Pensi che sia una partita costruita sul piano fisico o più sul piano mentale? Allora, secondo me sarà molto giocato sul piano mentale. Però in effetti si corre, bisogna correre, bisogna lottare più dell'avversario per poter portare a casa l'avversario. E quindi sarà una partita a livello fisico importante ma ancora di più mentale. Ecco, mister, io vorrei ritornare a quella partita di domenica scorsa quando io fino al gol del Real Unione ero a bordo campo a fare fotografie. Poi diciamo che nel secondo tempo sono dovuto uscire per forza perché non potevo più stare lì a bordo campo. Guarda Federico, domenica se vogliamo metterla sul piano della fortuna o sfortuna siamo stati molto sfortunati perché abbiamo avuto 3-4 gol nel primo tempo per la bravura degli avversari, meno bravura nostra abbiamo sbagliato. Iniziato il secondo tempo dopo un minuto, un calcio di punizione per loro, sotto l'incrocio giocavo il giocatore del Real Unione a metterla dentro. Ma dopo bisogna dire la verità, chi è stato a vedere la partita ha visto che abbiamo preso 3 traverse, 3 palle. Sono 4 traverse, mister. 4 traverse, bravissima, lì appunto. Quindi voglio dire, c'è stato un pizzico di sfortuna, ma che non toglie niente al fatto che noi domenica, cioè sabato, ci andiamo a giocare la salvezza tranquillamente. Ecco, quando riguarda ieri è uscito il comunicato della Lega, prima avevano messo Menfi, quest'oggi c'è stata la comunicazione Balestrade. Cosa ha cambiato per la Lega, mister? Ecco, Federico, lì questa domanda mi piace perché ecco, la Lega aveva fatto una cosa giusta mandandoci a Menfi perché intanto era, se non sbaglio, il provincia di Agrigento. Sì. La distanza tra noi, tra Strasatti e Menti, Corleone e Menti più o meno c'eravamo. Ci hanno mandato a Balestrate dove noi siamo a circa 80 km da Balestrate, mentre il Corleone è a 50 km, 55 km. Campo in terra battuta dove loro, il Corleone ha giocato per tutto l'anno, credo, in terra battuta. Noi campo di erba sintetica, quindi non so, questa scelta della Lega non è stata una scelta secondo me molto azzeccata, accettiamo le decisioni della Lega per carità, però non è tanto corretta, soprattutto per la distanza. Comunque lo accettiamo, andiamo lì, giochiamo e quello che viene ci prendiamo come abbiamo sempre fatto. Ecco, mister, io all'inizio della trasmissione avevo detto poteva anche fare Arcamo, che l'abbiamo magari a metà e metà, per evitare magari di giocare nel Palermitano. Sì, già poteva pure essere una
scelta più giusta, ecco, per le due società. Però la cosa migliore che la Lega poteva fare è mandarci nella provincia di Agrigento, dove c'era Sciacca per esempio, dove c'è appunto Menfi, dove non lo so, tantissimi altri campi dove potessimo andare. Quello che proprio dicevo io oggi anche a Federico, questo cambio di campo nel palermitano, diciamo che potrebbe anche aiutare anche loro. Sicuramente il fatto di essere più vicini per quanto riguarda i chilometri aiuta pure qualche tifoso a venire a vedere la partita del Corleone rispetto a noi. Ma da quello che mi sono informato mi hanno detto che non c'è più niente da fare, quindi va bene così, accettiamo. Ecco, mister, mi perdoni, però io mi voglio prendere la mia responsabilità, la Lega ci vuole mandare in seconda categoria a questo punto. A questo punto potrebbe anche essere, però sai che cos'è, Federico? Che la Lega non va a giocare sabato, giochi a nostra parte sabato. Quindi noi andremo lì a giocarci la nostra partita lottando più delle altre partite, anche contro la Lega stessa. Mister, poco fa noi abbiamo sentito il nostro portiere Orlandini, aveva detto vincendo festeggiamo la vittoria per lei personalmente, che sta lavorando davvero per un anno intero, sappiamo tanti sacrifici che si fanno per tutti noi, soprattutto per la squadra, e mi associo anche io e Davide, perché da sei mesi che stiamo vicino alla squadra. Guarda, Federico, a prescindere dal risultato, è un grazie enorme va a tutti quanti i giocatori, alla dirigenza, che insomma qualcuno c'è stato pure vicino, i ragazzi, tantissimo a te, a Davide, a Nino il direttore, insomma tutti quelli che hanno sudato, hanno lavorato in questi mesi assieme duramente per cercare di raggiungere l'obiettivo salvezza. Ma quello va a prescindere, se non riusciamo a salvarci, noi abbiamo lo stesso creato un gruppo, abbiamo lo stesso lavorato bene, siamo stati assieme per 7 mesi e questo non lo toglierà sicuramente nessuno. A prescindere se si retrocede o ci troviamo, ecco. Mister, ti ricordi le prime 4 giornate mie che contestavo, e ora vedi come cambiano le situazioni. Io ringrazio soprattutto te per... Ma guarda Davide, ma questo il ringraziarmi a me fa piacere, però viene dal fatto che tu sei stato sì un tifoso all'inizio che ci ha criticato, ma poi ci hai appoggiato al 100%, sei stato con noi insieme a Federico e abbiamo lavorato assieme. Ora speriamo di poterci salvare e festeggiare questa salvezza. Ecco mister, io mi ricordo che la prima trasferta che ho fatto con voi è stato Ribera. Sì. È la prima volta, quella settimana sono entrato nella società, diciamo, a collaborare, a darti un aiuto con le fotografie. E da lì è iniziato tutto e siamo arrivati al punto che state facendo una trasmissione dove state portando avanti il calcio minore nella provincia di Trapani e non solo. E questo penso possa fare piacere a tutti, le squadre di prima, seconda, terza categoria, promozione, insomma, perché è sempre bello essere messi in prima linea e poter parlare insomma di quello che si fa durante la settimana e la domenica. Ecco mister, c'è Davide che sta piangendo comunque. No, non è il caso di piangere assolutamente, anzi, di stare allegri e sorridere. Dai, comunque scherziamo, mister. Ecco, un'ultimissima domanda e poi te la lasciamo andare. Ecco, dopo di questa partita, sabato, la nostra amicizia, diceva poco fa Davide, rimanerà anche fuori dal campo. Ma quella va da sé, è normale. Finendo un campionato non vuol dire che finisce un'amicizia anche lì, anzi, è lì che bisogna cercare di portarla avanti, continuare a sentirsi, a vedersi e programmare qualcosa anche per il futuro. Ecco, proprio del futuro, mister Sepoti dove sarà? Allora io sarò a Balestrate, il mio futuro è sabato. Dai, Lisa, avanti, risponde alla mia domanda. No, il mio futuro prossimo è Balestrate insieme a voi e poi si vedrà.
Va bene, ok, comunque grazie davvero di tutto quello che sta facendo per la società e per noi personalmente, che ci dai dei consigli, di aiuto. Davvero grazie, visto e detto con tutto il cuore pubblicamente su Radio Sole Luna. Grazie, grazie a voi, grazie alla trasmissione che fate, grazie ad esserci stati vicini tutto l'anno e complimenti per la trasmissione e vi auguro un grossissimo in bocca al lupo per il proseguo. Ecco, ti invito a restare collegato.